Grossa piaga è la delinquenza in Italia, che nonostante che le statistiche dicano che i crimini sono calati, secondo noi sono calate le denunce, perché la gente non sta manco più a denunciarle le sono cose. Perfettamente sono d'accordo. Con Carlo Brandinidini, di un'eleganza unica, cioè, sì, sì, c'è una cravatta. Quando vengo con te sempre. Bene, stai sì, proprio bene. Bene, sì, cravatta costa, eh? Sì, sì. Che è, te lo infilo? No, filare era proprio a me. No, è seta o te lo infilo? No, te lo infilo. Vabbè. Dunque, credo che tu abbia detto, tu abbia centrato un problema. In Italia è chiaro, è piena di delinquenti, la gente ha paura, hanno le case in campagna, ma anche in città hanno paura. Sono troppi ormai questa gente qui, liberi, sciolti, che non si sa chi sono, no? E d'altra parte hanno fame, hanno bisogno. Si sa, perché si legge sempre noto alla giustizia, ma se era noto perché fuori? No, appunto, non ho capito. Tu come ti tuteli? Io mi tutelo con niente, ho messo le telecamere al portone e spero in Dio. Così ti dà una fiera di cignate, ma almeno sai chi è stato. Sì, no. La telecamera non previene, la telecamera serve a trovare i colpevoli. Ma prevenire che prevengo? Non posso prevenire niente. Devo sperare in Dio che non mi succeda, perché non c'è mica delle situazioni che ti posso prevenire. Con tutti i soldi che hai messo solo una telecamera? Ho messo due. Una dov'è? No, non per fare basista, ma una è sul portone. E una dentro. Una in camera per filmare le maialate. Sì, che faccio con la mia moglie. Come vengono bene. Una l'hai per le scale? Sì, sì, sì. Poi volevo sapere la marca. No, voglio vorrei una promessa. Se venisse fuori che sei implicato con questi che vanno. No, faccio perché. Che li fai da base. Se tu dovessi, siccome molto probabilmente prima o poi t'assalta perché sei tra i pochi che c'hanno i soldi. Sì. Se tu dovessi subire un'azione violenta che può portare anche a una tragedia, tipo la tua morte, sì. Voglio che tu dichiari che i filmati li dai in esclusiva a me, perché mi fanno audience, capito? Sì, ho capito. Io apro, è morto Brandini. Tutto, oddio, molti sono contenti. E dico, noi abbiamo l'immagine esclusiva perché è stato come vorresti morire se venisse un delinquente? Niente, con un colpo di pistola. E se prima ti sodomizzassero? Senti, non mi di paroloni perché giusto. Se te lo mettessero un culo prima di ammazzare. Ah, ecco, lì è un po' duro, lì mi ribello, ma insomma sai, ragazzi, ce la faccio. Ti hai provato, no? La sua voglia con te. La sua è provato, qualche trullino. Salutiamo, va, che sei un maleducato, guarda che me lo fai dette le parolacce. Dio.